Eccoci, buonasera a tutti. Siamo in diretta anche questa sera per parlare di un po' di cose, farlo insieme a un amico di Utrend, Francesco Costa, che ci raggiunge subito. Eccolo qua. Francesco, quindi Oh. eccolo qua. Come Ciao Renzo. andiamo? Bene, dai, tu come stai? Tutto bene, questo è il momento in cui si dice compatibilmente, no, con la situazione, ma... Madonna, secondo me arriveremo al punto in cui non ci si chiede più come stai, perché cioè, a meno che non sei malato, che Esatto. ovviamente questo non esserlo ci rende fortunati, ma per il resto stiamo tutti Esatto. uguali più o meno. Esatto. Allora, tu mi senti bene, giusto? Io sì, tu mi senti? Perfetto, io sento te, quindi diamo per scontato che tutti ci sentano. Ci Se no, sono lamentatevi tantissime pure. cose. Sì, esatto, no, ci sono tantissime cose di cui parlare stasera e sicuramente c'è in questi minuti in arrivo forse qualche risultato da Israele dove si è votato oggi e quindi potrebbe esserci un risultato che arriva mentre parliamo. E poi più in generale ci sono tante cose che riguardano gli Stati Uniti e l'Italia. Ovviamente noi partiamo in questa nostra chiacchierata con la guida del tuo libro, Una storia americana, che è il secondo libro che dedichi a quel paese. Tu ce l'hai, eccolo lì, perfetto. Sei un autore come si deve, che ha i materiali pronti. Io non ce l'ho cartaceo, ma presto lo avrò. E quindi, insomma, Una storia americana è il titolo di questa nostra chiacchierata, in cui parleremo però anche un po' di Europa e di Italia. E quindi volevo cominciare con te diciamo, parlando di un aspetto che riguarda da vicino questa nuova storia americana con la nuova presidenza, ovvero la questione vaccini negli Stati Uniti. Cioè, tutti sappiamo, bene o male, che negli Stati Uniti stanno andando molto bene le vaccinazioni, milioni di vaccinazioni al giorno. Quello che ti chiedo è, da un lato, se secondo te gli americani stanno dando credito a Biden per questo, e due, se, come dire, questo ha un effetto poi sulla valutazione del suo mandato in questa fase in cui non dico tutto, ma un bel pezzo della sua presidenza, ha a che fare con la gestione della pandemia. Poi non solo, ovviamente potremmo parlare anche dello stimulus, delle questioni internazionali e ne parleremo. Che ci dici sui vaccini americani? Dunque, la campagna vaccinale negli Stati Uniti sta andando molto forte, sta andando molto forte in senso assoluto, ancora di più se la confrontiamo a quello che sta accadendo in Europa, escluso il Regno Unito, in Unione Europea, ecco, per dirla più correttamente. Ci sono un sacco di dosi, non hanno problemi di produzione e questa è una circostanza di cui il merito va dato in buona parte all'amministrazione Trump. E poi magari parliamo anche del perché. Un sacco di soldi in vaccini che non esistevano e che non si sapeva se sarebbero esistiti, se avessero funzionato o no, non era una scelta scontata. Per esempio, in Europa non ci siamo presi gli stessi rischi, e questa scelta ha pagato. Prendersi questi rischi ha significato anche dare carta bianca alle case farmaceutiche, ricoprirle di soldi, sollevarle da un sacco di responsabilità rispetto a eventuali problemi del vaccino. Alla luce di come sono andate le cose, dato che questi vaccini funzionano, questa politica rischiosa ha pagato. Dall'altra parte, però, come sappiamo, per uscire dalla pandemia non basta averli i vaccini, bisogna inocularli, bisogna metterli nelle braccia delle persone. Ed è una impresa logistica colossale. Ce ne stiamo accorgendo anche in Italia, ma è chiaro, quando vuoi fare una cosa, un processo, tra l'altro un processo delicato, perché questi vaccini vanno conservati in certi modi piuttosto, insomma, non semplicissimi spesso, e vuoi che quel processo coinvolga centinaia di milioni di persone, insomma, è molto difficile. Sulla vaccinazione, secondo me, invece i meriti vanno dati a Biden, non solo perché poi lui se ne è occupato direttamente, ma c'è stato un grosso investimento in tutta la parte logistica dello spostamento dei vaccini, alla creazione di centri vaccinali dappertutto, alle vaccinazioni 24 ore su 24 e anche l'utilizzo di una vecchia legge.
una legge che era stata approvata per aumentare la produzione bellica in tempi di guerra, che quindi grazie a questa legge ha permesso al governo di usare stabilimenti privati, di far collaborare anche case farmaceutiche rivali tra loro nella produzione però del vaccino. E quindi oggi noi sappiamo che gli Stati Uniti somministrano 2,5 milioni e più di dosi ogni giorno, i dati sui contagi sono in forte diminuzione. La gran maggioranza, credo intorno al 60% degli over 65, ha già avuto almeno la prima dose. E insomma, le cose si muovono con una certa rapidità. Per misurare, tu mi insegni, il gradimento poi delle azioni dei politici, lo strumento più efficace che abbiamo, per quanto imperfetto naturalmente, sono i sondaggi. E i sondaggi dicono che gli americani stanno dando questo merito al presidente Biden. La sua popolarità in generale sta sopra il 50%, ma quando viene chiesto agli americani se approvano non la condotta del presidente in generale, ma la condotta rispetto alla gestione della pandemia, la sua approvazione sale fino al 75%. Vuol dire che anche una larghissima parte dei repubblicani, di chi non lo ha votato, pensa che Biden, da questo punto di vista, se la stia cavando bene. E come dicevi, non solo è la priorità assoluta, ma è anche l'uscita dalla pandemia e far ripartire il paese. È la precondizione per fare qualsiasi altra cosa, nel senso Certo. che finché non si risolve questo problema, Biden non può dire dobbiamo fare una legge sull'immigrazione, dobbiamo fare una legge sulle armi, dobbiamo fare una legge su priorità e problemi enormi che esistono, però se prima non si esce dalla pandemia non c'è proprio lo spazio politico e né per le persone è giusto concentrarsi su altro. E certo, anche se poi gli altri temi non mancano E come? e ne parleremo, tra l'altro appunto lo citavi, volevo farlo vedere in modo super. Qui abbiamo la media ponderata di 538 sulla popolarità di Biden, che effettivamente è abbastanza alta ed è stabile, vedete, dall'inizio del mandato è abbastanza stabile fin qua. Questo è diciamo, la domanda di 538. Ci sono quindi ben più della metà degli americani che in questo momento esprimono. Dicevi poi Considera sul che Covid, Trump, sono scusami ancora se più ti alti, interrompo, cioè, Trump non è vai. mai arrivato oltre il 50%, si è sempre Neanche fermato anche nei all'inizio. momenti migliori, 43, 44, e quindi quel dato di per sé è un dato alto, più della maggioranza della popolazione è un dato alto. Certo, i politici quando assumono un nuovo incarico godono di un periodo in cui l'opinione pubblica appunto fa un'apertura di credito ed è ottimista e speranzosa, la cosiddetta luna di miele, è un periodo che poi tende a finire e quindi è ampiamente possibile che poi la popolarità di Biden si stabilizzi su un livello magari comunque alto, ma che non sia il 55%. Intanto parliamo di Israele, stavo con l'occhio guardando un po', devo confessare YouTrend effettivamente, stavo guardando perché i nostri colleghi lo stanno seguendo e sono usciti gli exit poll sulle elezioni di Israele. Cosa interessante, il blocco Netanyahu avrebbe 61 seggi su 120, cioè esattamente uno Che è in più la della quota maggioranza. esatta, appunto. Quindi ci toccherà vedere ancora un po' l'evoluzione e lo scrutinio, perché se l'exit poll dà questo 61-59, diciamo che non possiamo avere ancora certezze. Però ecco, 61 seggi su 120, secondo l'exit poll, a Likud, cioè il partito di Netanyahu, e alleati. Non è del tutto irrilevante la questione Israele per gli Stati Uniti, no? Storicamente. E tra l'altro Netanyahu ha avuto un rapporto pessimo con Obama, e forse anche con Biden, che era il suo vice alla Casa Bianca? E come? Quello è stato il momento forse più basso nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele del recente passato, senza ombra di dubbio, nel senso che l'amministrazione Obama ha provato a cambiare decisamente linea politica in Medio Oriente rispetto alla storica linea statunitense di alleanza quasi incondizionata con Israele e con l'Arabia Saudita. E non solo ha molto criticato Israele e il governo Netanyahu per le leggi molto dure approvate nei confronti dei palestinesi, per la guerra a Gaza, insomma, per l'espropriazione dei territori palestinesi, per
ma soprattutto ha dato all'Iran la possibilità di rientrare nella comunità internazionale, di ricominciare a vendere il petrolio, di vedere sollevate le sue sanzioni con quel famoso accordo che poi fu stretto anche grazie al ruolo importantissimo all'epoca dell'Unione Europea, dell'Europa. E insomma, Israele non ha mai gradito quell'accordo che considerava una minaccia esistenziale, perché poteva permettere dopo 10 anni all'Iran di ricominciare ad arricchire l'uranio, eccetera. A un certo punto il Partito Repubblicano, e non la Casa Bianca di Obama, invitò Netanyahu a parlare al Congresso, e Netanyahu dal Congresso, in un discorso con Camera e Senato, sferrò un attacco durissimo contro l'amministrazione Obama. Si dice che anche a livello personale Obama e Netanyahu proprio non avevano per niente un buon rapporto. Invece, quando arriva Trump che sposta l'ambasciata a Gerusalemme, che si rischiera completamente dalla parte dell'Arabia Saudita, fino a permettere all'Arabia Saudita di fare delle robe dell'altro mondo, tipo il sequestro del premier libanese Hariri o l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ecco, è interessante, sarà interessante capire, ancora non è chiarissimo come Biden vorrà provare a ricostruire una relazione anche con Israele, perché il Medio Oriente è cambiato rispetto a 4 anni fa, ci sono stati gli accordi di Abramo, in Iran tra l'altro si vota quest'anno e quindi bisognerà capire cosa succede da quelle parti, però già abbiamo visto Biden rispetto all'Arabia Saudita correggere un po' la rotta, insomma dire un po' di cose alla luce del sole alla monarchia, ha diffuso il rapporto proprio sull'omicidio Khashoggi. E insomma, con Israele credo che queste elezioni, questi risultati saranno guardati con attenzione, ovviamente, a Washington, perché c'è comunque da ricostruire un rapporto con uno dei quello che rimane uno dei principali alleati statunitensi nell'area. Chiudo dicendo un'ultima cosa: dovesse finire davvero così, con 61 seggi per il Likud e gli alleati di destra, 61 seggi vuol dire uno in più di quelli che se della maggioranza, anzi, esatta, la maggioranza assoluta. In Israele fanno in tempo a votare altre 3 volte quest'anno, diciamo, secondo i ritmi che hanno tenuto di recente, quindi vai a sapere. Eh sì, no, perché la quarta elezione nazionale in 2 anni, sostanzialmente, direi un record ben maggiore come frequenza di tutti gli altri casi che mi vengono in mente, in realtà, E la poi vince Spagna, per ad lo stesso. esempio. E poi sì, vince, ma insomma non abbastanza, evidentemente. Questa è la situazione che si sta forse realizzando anche questa volta. Vaccini, abbiamo parlato di Stati Uniti, la campagna vaccinale americana che macina milioni di vaccinazioni al giorno, beati loro, viene da dire, e questo è un po' il motivo, se vogliamo, di un editoriale che ha fatto molto, molto discutere anche in Italia e in Europa, di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia, sul New York Times qualche giorno fa, che è intitolato, ve lo faccio vedere anche qua in modo molto artigianale, però efficace, che si chiama Vaccines, a Very European Disaster, un disastro europeo, e il sottotitolo ci dice un po' qual è il punto di vista di Krugman, Francesco, quando i decisori politici temono i rischi sbagliati. Questo è il punto di vista di Paul Krugman, che poi racconta, insomma, la situazione della vaccinazione nell'Unione Europea, confrontandola con Regno Unito e Stati Uniti, e ha come linea principale di riflessione Krugman in questo pezzo sul New York Times, quella che in Europa ci si sia concentrati moltissimo sul rischio di effetti avversi, trascurando invece il rischio certo di morti numerose, come sappiamo, di ricoveri, di malattie gravi per Covid, e anche il rischio, Francesco, che le riaperture nell'Unione Europea siano molto più tardi che negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove le vaccinazioni sono molto più veloci. Tu hai seguito in questi giorni, in queste settimane, la questione vaccina, hai fatto anche un post che è girato moltissimo, no? Sulla questione AstraZeneca e dintorni. Come la vedi? C'è anche una differenza culturale nell'approccio tra UK, Stati Uniti e Europa, che in un certo senso guida la situazione in cui ci troviamo sotto il fronte vaccinazione? C'è sicuramente una differenza culturale grossa, oltre che poi una differenza di assetto politico, e queste due differenze insieme hanno prodotto la situazione che vediamo, cioè di due grandi regioni del mondo, ricche, sviluppate, che non hanno particolari problemi, ma che per delle scelte hanno preso direzioni molto diverse rispetto alla campagna vaccinale.
La questione culturale è questa rispetto agli Stati Uniti. Gli americani sono molto scarsi quando si tratta di prevenire qualcosa. Sono molto scarsi quando la soluzione a un problema è non fare qualcosa. E durante il 2020, quando eravamo in balia del virus senza ancora i vaccini, come sappiamo, la soluzione per cercare di ridurre il numero dei contagiati e dei morti era non fare, era non uscire di casa, non andare a cena fuori, non andare a trovare gli amici, non fare. E loro in tutto questo sono stati terribili, tant'è che insomma la pandemia negli Stati Uniti ha fatto molto male, è stato uno dei paesi più colpiti al mondo, sempre dietro l'Italia, perché quando parliamo in modo molto catastrofico degli Stati Uniti non dimentichiamoci mai che qui è andata peggio da ogni punto di vista, lo dicono i dati. Però ecco, è andata molto male anche lì. Però gli Stati Uniti, che hanno questa incapacità culturale nel concentrarsi sulla prevenzione, sulla prudenza, sul non fare qualcosa, quando si tratta invece di avere che hai un problema davanti e lo puoi risolvere facendo qualcosa, mettendoti in moto, mettendoti in marcia, producendo, organizzando, spostando, comprando, lì invece secondo me sono imbattibili. E infatti questo ci dice perché la gestione della pandemia è andata così male, mentre invece la campagna vaccinale sta andando così bene. Questa è una differenza che prescinde dal fatto che prima c'era Trump e ora c'è Biden. È proprio una differenza culturale. L'altra differenza culturale è l'abitudine e la capacità di sapersi prendere dei rischi. Ora arrivo perché secondo me l'Europa non è stata in grado, o appunto, come dice Krugman, ha dato molto peso ai rischi sbagliati. Ma c'è soprattutto una differenza di assetto politico. Adesso vi dico perché, secondo me, quella era una partita in cui bisognava avere il coraggio di prendersi dei rischi. Ma il punto fondamentale è che se tu sei il capo del governo, ti prendi la responsabilità politica di decidere di prenderti un certo rischio. Sai che le cose possono andare molto bene o molto male, te ne prendi la responsabilità perché sei convinto in cuor tuo che stai facendo la cosa migliore e alla fine sarai giudicato dagli elettori. Quando questa decisione non la prende un governo, ma devono prenderla 27 governi insieme, diventa molto difficile prendersi dei rischi, diventa quasi impossibile, perché se io voglio buttarmi col deltaplano e so che rischio, alla fine me la vedo da solo se voglio prendermi o no quella scelta. Se però ti dico facciamolo insieme, devo convincere anche te. E se siamo invece di essere io e te siamo in 27, ci sarà qualcuno che dice: sentite, io non me la sento, e allora facciamo un'altra cosa. Ecco, mettere d'accordo 27 paesi si può fare, comporta che però insomma, le scelte coraggiose non riesci a farle. Quest'estate, o anche in primavera, insomma, questi vaccini non sono arrivati all'improvviso. La scorsa estate, in primavera, già si sentiva parlare e sapevamo che diverse aziende farmaceutiche stavano cominciando a sviluppare dei vaccini, stavano cominciando le sperimentazioni. E durante la primavera e l'estate, i governi del mondo hanno cominciato a muoversi per accaparrarsi le dosi di questi vaccini, ma anche per far sì che questi vaccini arrivassero prima di quanto ci mettono di solito. Tenete conto che non ci abbiamo mai messo meno di 4 anni a fare un vaccino, questi sono stati pronti in un anno, servivano molti soldi. E allora cosa hanno fatto negli Stati Uniti? Hanno detto alle case farmaceutiche: ah, vi copriamo di soldi. Per esempio, questi vaccini voi li avete già sviluppati, li state testando, cominciamo a produrli. Poi magari ci sarà un processo di esame e questi vaccini non andranno bene, non funzioneranno. Amen, ci prendiamo noi il rischio d'impresa. Cominciate a produrre questi vaccini, così se i vaccini funzionano e poi noi li approviamo, sono già pronti e quindi valanga di soldi. Le case farmaceutiche non vendevano dosi però solo agli americani, le vendevano a tutto il mondo e gli americani hanno offerto di più, hanno offerto un sacco di soldi per singola dose, molto più di quanto paghiamo noi. In questo modo però hanno chiesto alle case farmaceutiche: però voi i vaccini che vendete a noi vi paghiamo il quadruplo di quanto ve li paga l'Europa, avremo diritto di chiedervi di produrli qui, li producete qui e non li spedite da nessun'altra parte del mondo. E siccome gli americani li pagavano il quadruplo, le case farmaceutiche hanno detto sì. Oppure gli hanno detto anche: se ci saranno problemi rispetto alla efficacia dei vaccini, i contratti poi sono riservati, queste cose poi le leggiamo sui giornali, magari non sono tutte esatte così, ma anche rispetto alla sicurezza, sul piano giudiziario legale, voi sarete tutelati perché questo processo è andato di gran fretta, saremo noi a decidere alla fine se approvarli o no, ma se noi decideremo di approvarli, ce ne prendiamo nella responsabilità, non andiamo a cercare voi eventualmente. È stato un grosso rischio. Questi hanno speso un sacco di soldi per dei vaccini che non esistevano e non c'era nessuna garanzia che sarebbero esistiti. Questo rischio ha premiato. Andiamo a vedere cosa è accaduto invece in Europa. Intanto ci siamo mossi molto dopo. All'inizio hanno cominciato a muoversi dei paesi singoli,
Poi si è capito che se cominciamo a farci concorrenza tra noi, Italia, Germania, Francia, sui vaccini, qui finiva molto male, tant'è che tuttora c'è una grande competizione tra i paesi e gli acquisti sono unici. Pensa se la Germania comprava delle dosi che dovevano andare a noi e da noi andavano delle dosi in Francia, era la fine. Quindi ci siamo mossi molto tardi, solo quando abbiamo capito che bisognava ragionare tutti insieme. Per ragionare tutti insieme, però, un sacco di questi rischi abbiamo deciso di non prenderceli. Quando siamo andati a negoziare l'acquisto delle dosi, per esempio, noi abbiamo negoziato come se stessimo comprando una qualsiasi fornitura di beni e di servizi. L'Unione Europea ha un sacco di fornitori, ovviamente, e punta ad ottenere il miglior prezzo. E quindi abbiamo trattato molto sul prezzo, abbiamo ottenuto dei prezzi stracciati rispetto a quanto pagano gli altri paesi del mondo. Però questo ha fatto sì che non avessimo grande priorità e che rispetto alle scelte sulla produzione, loro, insomma, producessero il vaccino e poi lo mandano dove gli pare, tant'è che soltanto da qualche settimana, con la scelta di Draghi, tra l'altro, concordata con l'Europa, si è bloccato uno di questi trasferimenti di vaccini all'estero. Responsabilità penali e giudiziarie le case farmaceutiche ce le hanno ancora. E non solo, c'è stata un'audizione, i giornali non ne hanno scritto molto oggi, ma secondo me domani ne leggeremo qualcosa. C'è stata un'audizione di Sandra Gallina oggi in una commissione del Parlamento europeo. La Sandra Gallina è la negoziatrice europea, è italiana, è la persona che per l'Europa ha negoziato con le case farmaceutiche. Qualcuno se l'è anche presa con lei in queste settimane per questi accordi ritenuti non soddisfacenti, ma in realtà lei esegue un mandato che è quello dei governi nazionali e anzi è considerata la miglior negoziatrice europea che ci sia. Lei ha raccontato un'altra cosa che illustra benissimo questo punto. Che quando si trattava di concludere un contratto con una casa farmaceutica e comprargli, per esempio, 200 milioni di dosi, serviva poi che questi 200 milioni di dosi venissero spartite tra tutti i paesi e quindi che tutti i paesi contribuissero con dei soldi per comprare queste dosi. E lei ha raccontato che ci sono stati molti paesi, non ha detto quali, anche se lo possiamo sospettare, che si sono tirati indietro. Cioè l'Unione Europea firma un contratto per 200 milioni di dosi di vaccino Pfizer, era soprattutto il Pfizer e il Moderna perché sono quelli che devono essere conservati sotto certe temperature, sono più difficili, e certi paesi hanno detto noi quei vaccini non li compriamo. E l'unico modo possibile per chiudere quei contratti che poi coprivano tutti è stato che la Germania, la Francia, l'Italia, per esempio, i grandi paesi, ne hanno comprate qualcuna in più. Ma non perché gli servivano, perché degli altri paesi non erano più interessati, volevano puntare su vaccini più facili da conservare, come AstraZeneca, per esempio, o come Johnson & Johnson, che però sono arrivati dopo, hanno avuto degli altri problemi. Insomma, noi abbiamo pagato una scarsa capacità di rischiare e soprattutto la cosa che dice Krugman è vera, una grande paura di un eventuale effetto avverso del vaccino, che per carità non è che non vada preso sul serio, che qualcosa andasse storto, che alcuni di questi vaccini per cui noi abbiamo pagato magari alla fine si rivelassero essere inefficaci. Poteva succedere, la scienza non è facile fare quella cosa che abbiamo fatto, a fronte però del fatto ben più enorme che ci sono migliaia di persone che muoiono ogni giorno. Cioè, abbiamo fermato le vaccinazioni in tutta l'Europa per 3 giorni perché c'erano, credo, 7 casi su 20 milioni di sospetti, peraltro non ancora dimostrati, effetti avversi del vaccino, mentre ogni giorno morivano migliaia di persone avendo la certezza che quel vaccino funziona, perché l'abbiamo visto sul campo, non solo nei test, in quello che è accaduto nel Regno Unito. Insomma, è presto per fare bilanci, vedremo alla fine come andrà a finire e li faremo. Come Ma sempre. questo è un errore, rischia di essere un errore colossale e di costare moltissimo, perché quando fra 3 mesi il Regno Unito avrà la protezione della sua popolazione, forse anche prima, e gli Stati Uniti pure, in Cina il virus praticamente non c'è più, perché si sono chiusi, si sono blindati, e questi paesi ripartiranno e l'Europa rimarrà al palo, pagheremo un prezzo enorme, carissimo, in termini economici, di geopolitica, di potere, di tutto quanto. Tant'è che c'è chi dice, no, che in questa fase quantomeno i britannici non stanno rimpiangendo la scelta di uscire dall'UE. Ovviamente sarebbe riduttivo ricondurre tutto a questo, ma forse in questi giorni si può capire questa inclinazione. Sì, sai, tra l'altro loro pure hanno pagato le dosi molto di più e questo magari è un indizio del fatto che quando la pandemia sarà finita e loro dovranno comprare dell'acciaio, delle altre merci, trattare da soli e non trattare con l'Europa e siamo il mercato più grande del mondo,
comporterà un danno per loro. La cosa importante era che in questo caso il danno più grosso non sono evidentemente i soldi, perché gli stati si stanno indebitando all'infinito, stanno stampando soldi all'infinito. I soldi in questo momento non sono un problema per gli stati, i tassi di interesse sono sotto zero, il problema sono le persone che muoiono e loro in questo caso hanno avuto la libertà perché sono da soli e anche il coraggio di dire chi se ne frega dei soldi, paghiamo il massimo, ma chiediamo le condizioni che vogliamo. E questo peraltro appunto mi è tornato in mente mentre parlavi un esempio che forse tu fai nel primo libro, Questa America, sui monopattini. Non so, non ricordo se l'avevi scritto lì o l'avevo letto da qualche altra parte, L'ho che scritto un po' nel ci libro, l'ho racconta fatto anche su Instagram, ma poi sì, l'ho scritto nel primo libro. c'è nel libro che racconta un po' la differenza culturale, no, tra America e Europa quando si tratta di provare, di sperimentare. Se non sbaglio, raccontavi che in quel caso in America l'approccio al monopattino elettrico è stato molto vediamo che cosa succede, e invece da noi c'era stato tutto un regolamentare prima ancora, no? Ti ricordi? Del Credo che metterli in strada. proprio a Torino credo che una persona fosse stata multata ma per tipo 6.000 euro Sì, perché andava sul ci monopattino, una fu un cosa del genere. caso, è vero, quando ancora si poteva Quando ancora. preoccuparsi di quelle multe e non Esatto. di quelle di questi giorni. Insomma, questione vaccini, peraltro chiudiamo, ma ci sarebbero tante altre cose da dire. Oggi ci sono notizie proprio da parte americana su AstraZeneca, ci sono state delle notizie molto positive da un lato sul trial di AstraZeneca relativo agli Stati Uniti, perché l'FDA, l'EMA americana non aveva ancora approvato e non ha ancora approvato il vaccino AstraZeneca negli Stati Uniti. I tempi lì sono più dilatati, ma sono molto coperti con altri vaccini. Quindi dati positivi da un lato perché è uscita un'efficacia del 79%, dall'altra anche pochi minuti fa vedevo qualche aggiornamento da parte americana. Si dice che AstraZeneca ha fatto un po' di pasticci nei trial. E l'accusa che arriva se non sbaglio, dal National Institute of Infectious Diseases è quella di aver gestito male una delle metriche, adesso non entriamo troppo nel dettaglio, in modo che, come dire, l'accusa è c'è stata una sorta di cherry picking, no? Cioè sono stati selezionati dei risultati che non sono interamente rappresentativi del risultato del trial, e quindi forse questo 79% andrebbe un po' rivisto. C'è da dire che anche l'azienda a livello globale non si sta aiutando moltissimo, no? Su una serie di cose. Ovviamente questo nulla c'entra con allarmismi immotivati e con l'opportunità poi di bloccare, come è accaduto in Europa, le vaccinazioni. Però, tralasciando il tema per un attimo della pandemia, ci sono tre fronti super interessanti per Biden, e quindi torniamo agli Stati Uniti e in un certo senso anche al tuo libro, che è una sorta di biografia e profilo e visione sui due protagonisti di questa nuova amministrazione, cioè Joe Biden e Kamala Harris. E ci sono tre fronti in particolare per Biden su cui volevo sentire il tuo parere. Il primo, Putin. È stata davvero una gaffe quella di Biden su Putin assassino? Ha detto sostanzialmente sì a una domanda di chi era? Di Stefanopoulos, se Era non George sbaglio, no? Stephanopoulos. Su ABC, alla domanda se Putin fosse un assassino. C'è chi ha commentato neanche Trump avrebbe fatto una cosa del genere. Tu come la vedi? Stephanopoulos, credo proprio lui che chiese la stessa cosa a Trump e lui, Trump disse sì, ma ci sono un sacco di assassini, anche noi facciamo gli assassini. Non so quale delle due risposte, diciamo, sia sul piano della diplomazia internazionale, la migliore. Io credo che fosse una gaffe, ma che Biden abbia detto la verità e che il guaio delle relazioni complicate tra Russia e Stati Uniti esisteva da prima e questo è il motivo per cui si è arrivati a questo punto. Non bisogna mai tirar fuori le cose dal loro contesto. I rapporti tra Stati Uniti e Russia sono al punto più basso dalla fine della Guerra Fredda. Putin ha attivamente aiutato Trump sia nel 2016 che nel 2020, e lo dice la stessa intelligence americana, lo diceva anche l'intelligence di Trump 4 anni fa.
ma non solo, insomma, Putin ha messo una taglia sui soldati americani in Afghanistan, per cui chi ammazza un soldato americano prende i soldi dalla Russia. La Russia ha una campagna di destabilizzazione continua degli Stati Uniti e in generale dell'Occidente che porta avanti con gli attacchi informatici negli Stati Uniti, ma anche in Europa, che porta avanti con le provocazioni militari. Che vediamo avvenire quasi su base quotidiana nei paesi nordici, nei paesi baltici, senza contare, insomma, l'atteggiamento di Putin in generale di ammazzare gli oppositori e reprimere il dissenso. In questo contesto, Russia e Stati Uniti hanno, con l'amministrazione Biden, naturalmente un rapporto inesistente. Quindi arriva quell'intervista lì, arriva quella domanda, gli chiedono: secondo lei, Putin è un assassino? E lì Biden ha tre opportunità. La prima è dire di no, che provocherebbe enormi polemiche, dato che, insomma, noi che non siamo presidenti degli Stati Uniti possiamo dirci, sperando che, insomma, la prossima volta che andremo a mangiare del sushi in giro che non sia avvelenato, che Putin è un assassino. Poteva Non sia il dire plutonio, diciamo, esatto, il o il polonio, sì, polonio. il plutonio. Poteva dire sì, come ha fatto, che è naturalmente un errore, perché tu sei il presidente degli Stati Uniti e non funziona così la politica estera, non funzionano così i rapporti diplomatici anche con i paesi tuoi avversari. Quella risposta non risolve nessun problema e ne complica soltanto quelli che hai. Avrebbe dovuto usare un giro di parole per dire: non mi interessa dare etichette a questo o quest'altro, la cosa che mi interessa, eccetera, eccetera. Biden è una cosa che io racconto molto nel libro, anche per questo dico è una gaffe. Non è nuovo a queste cose. Biden ha passato la sua intera carriera politica a ogni tanto dire la cosa che non bisognava dire, pensare ad alta voce, dire una cosa inopportuna, fare una battuta un po' infelice. Biden è un po' incontinente sul piano verbale. Questo è un fattore che lo ha danneggiato in certi momenti della sua carriera politica. In tempi più recenti, invece, anzi, lo ha quasi avvantaggiato perché è diventata una dimostrazione di autenticità, una dote che i politici moderni inseguono molto, no? Il non sembrare posticci, il non sembrare perfettini, preparati da uno staff. Biden non è preparato da uno staff in quel senso lì. Quindi è stata una gaffe, una classica gaffe di Biden. Nel libro ne racconto molte altre, alcune fanno ridere, altre hanno determinato dei momenti molto significativi nella sua carriera politica, delle svolte vere e proprie per delle cose che lui ha detto, alcuni momenti molto negativi, altri appunto, vi raccontavo prima, positivi rispetto a, per esempio, trascinare Obama a favore del matrimonio gay. È una cosa che è stata resa possibile da una risposta di Biden in cui Biden ha pensato ad alta voce, per esempio. Però ecco, questa gaffe va letta nel contesto dei rapporti tra Russia e Stati Uniti che erano già compromessi prima. E c'è un altro versante che sta mettendo un po' in difficoltà, credo, l'amministrazione Biden in questi giorni, in queste ore, che è quello del confine con il Messico. C'è stata una, la chiamano surge, no? Una crescente pressione di minori non accompagnati che oltrepassavano il confine tra Messico e Stati Uniti. L'amministrazione Biden ha reagito in modo non chiarissimo. Lo stesso nuovo segretario alla sicurezza interna, Mayorkas, che peraltro è di origine latina, insomma, ha espresso messaggi abbastanza contrastanti su quale dovesse essere l'impostazione dell'amministrazione rispetto a questo tema. Biden ha fatto questo appello, no, che si è molto discusso, Francesco, non venite, possiamo renderlo così. Per te è una vicenda che ci riserva ancora qualcosa nei prossimi giorni? È un tema su cui Biden rischia effettivamente di scivolare, su cui rischia magari che i repubblicani ritrovino, coesione nell'attaccare la sua amministrazione, è un punto debole. Che cos'è questa storia del confine col Messico? Dunque, c'è stato, come raccontavi, un aumento del numero di persone che o si presenta al confine e presenta richiesta di asilo, oppure che cerca o riesce a entrare illegalmente negli Stati Uniti. È un aumento significativo rispetto al 2020, in cui le partenze, anche a causa della pandemia, si erano praticamente fermate, ma non è un aumento straordinario, è un aumento significativo rispetto al passato, ma
Questi fenomeni sono ciclici. Nel 2019 c'era stato un aumento molto superiore a quello che vediamo adesso, nel 2018 pure, ci ricordiamo prima delle elezioni di midterm, le carovane cosiddette di migranti. Questi fenomeni sono ciclici, prescindono da chi è al governo. Ci sono altri due fattori però che pesano in questo caso. Il primo, ci sono stati due grossi uragani in questo inverno che hanno colpito il Nicaragua, l'America centrale, e che quindi hanno tolto la casa a un sacco di persone, hanno aggravato i problemi di posti che sono già pieni di problemi. Il secondo punto è che una delle prime cose che ha fatto Biden, diventato presidente, è stata sospendere la costruzione del muro, sospendere, diciamo, le norme più disumane dell'amministrazione Trump rispetto all'immigrazione, per esempio quella pratica con cui quando arriva una famiglia irregolarmente al confine, non solo la famiglia viene arrestata, ma i genitori vengono separati dai figli, detenuti in strutture diverse, non si trovano più. Ci sono centinaia di bambini che hanno passato mesi senza sapere dove fossero i genitori e viceversa. E questi ricongiungimenti in molti casi non sono proprio stati possibili, si sono persi completamente. E queste decisioni però hanno dato in qualche modo un segnale, un messaggio, insieme alla campagna vaccinale che va molto bene, i contagi che diminuiscono, che questo fosse un momento buono per provare ad entrare negli Stati Uniti. Nel frattempo, tutte le strutture di accoglienza che c'erano nei posti, diciamo, più affollati al confine, nel corso dell'amministrazione Trump, sono stati o chiusi, e molti sono stati chiusi, tra l'altro, poco prima che Trump lasciasse la Casa Bianca, è stata una delle ultime cose che ha deciso, oppure trasformate in prigioni. Ora, Biden arriva 2 mesi fa alla Casa Bianca, la sua priorità assoluta, tra l'altro, sono i vaccini, ma anche se non fosse stato così, in 2 mesi c'è poco che tu ti possa inventare per cambiare la situazione. E quindi queste persone arrivano e queste strutture che possono accoglierle non ci sono. Biden ha deciso che le persone che fanno richiesta di asilo non dovranno più essere respinte in Messico, ma potranno restare negli Stati Uniti, le famiglie resteranno insieme. Queste prigioni sono state trasformate, adattate in modo che sembrino meno delle prigioni, ma Mayorkas, il segretario della sicurezza nazionale, ha detto non sono posti per bambini. E tant'è che Biden ha detto non tanto il mio messaggio è non venite, ha detto non venite adesso. Stiamo lavorando per essere pronti a elaborare le richieste di asilo e gestire il flusso di persone in un modo più ordinato e meno disumano. Ha detto non venite adesso. Chiaramente queste sono persone che hanno perso tutto, che scappano dalla violenza, dalla fame, dal narcotraffico. Immaginate la disperazione di una famiglia che prende il figlio 15enne, 16enne e lo manda a piedi ad attraversare il confine americano, vuol dire guadare il Rio Grande, attraversare il deserto, è una roba incredibile. Pensate che tipo di sofferenza c'è dietro perché quella sembra l'opzione migliore. Però Biden è in difficoltà perché sull'immigrazione e sulla critica alle politiche di Trump lui aveva puntato molto durante la campagna elettorale. E perché i repubblicani, che oggi non hanno molti margini per contestarlo sul fronte della pandemia, perché le cose appunto stanno andando molto meglio, stanno invece cavalcando molto l'immigrazione, l'immigrazione al confine. Ho visto un grafico stamattina che mostrava il numero di articoli pubblicati ogni giorno sul Covid-19 e tutto quello che riguarda la pandemia e sull'immigrazione. E negli ultimi giorni sono stati pubblicati il doppio degli articoli sull'immigrazione rispetto al Covid, quindi anche rispetto alla legge che è passata da poco di stimolo e di soccorso agli americani. Ecco, Biden non vuole che si parli di quello, Biden vuole che si parli della lotta alla pandemia e in questo momento la situazione rischia di sfuggirgli di mano. Peraltro, insomma, l'hai detto, c'è stato l'approvazione di un pacchetto di stimolo economico enorme, se, senza alcun precedente paragonabile, mi pare, a livello di entità da parte del governo federale, che include tra le varie cose il famoso bonus, insomma, l'assegno di 1.400 dollari, che peraltro negli Stati Uniti è per persone, inclusi bambini, Bambini. quindi va ad avere un impatto rilevante, diciamo, sulla disponibilità delle famiglie. E sentivo nei giorni scorsi un po' di riflessione e analisi su questo, sulla portata di questo pacchetto, che poi include tantissime misure contro la povertà. E si diceva che la scommessa del team economico di Biden fosse quella di tentare, come diresti tu, di go big, no? Cioè di tentare un'azione importante di stimolo economico
Perché l'idea nel gruppo di consiglieri economici di Biden, e tra questi evidentemente Janet Yellen, che è la segretaria del Tesoro, c'è la percezione che il rischio sia molto più grande nell'agire troppo poco in questa fase che nell'agire troppo. E quindi potrebbe esserci qualche controindicazione, ad esempio, di inflazione legata a questo enorme stimolo economico, ma la linea Biden sembra essere abbastanza chiara e convinta su questo. C'è però un tema che volevo toccare con te, anche perché ne hai parlato tantissime volte, una delle cose che anche nella cultura popolare identificano tragicamente gli Stati Uniti per noi dall'altra parte dell'oceano, cioè la questione delle armi. E in particolare, insomma, queste sono ore in cui se ne parla tantissimo. C'è stata una sparatoria in Colorado con, se non sbaglio, 10 morti. Proprio ieri sera, insomma, questione delle ultime ore, tant'è che Biden ha fatto appello al Senato affinché approvi alcune misure, devo dire, abbastanza tiepide, su cui c'è abbastanza condivisione, peraltro, nell'opinione pubblica americana, su cosiddetti background checks. Se non sbaglio, c'è anche la richiesta da parte di Biden di attivare il divieto sulle armi d'assalto. Su questo c'è un dato, devo dire, abbastanza impressionante che vedevo su Washington Post oggi, cioè che non solo è cresciuto il numero di attacchi e di sparatorie negli Stati Uniti negli ultimi decenni, ma è cresciuto enormemente il numero di vittime, e questo sembra essere legato proprio al tipo di armi che sono utilizzate in queste sparatorie. Insomma, il tema è fortissimo. La cosa che ti chiedo è: ma Biden potrà farcela là dove altri non ce l'hanno fatta, cioè a cambiare qualcosa sul serio sulla questione armi? La risposta è no, se posso essere lapidario. Non dipende da Biden, questa è la classica cosa che dipende dal Parlamento e dal Congresso. I poteri del Presidente degli Stati Uniti, poi uno studiandoli un po' si accorge che sono relativamente limitati. È comunque una repubblica e c'è comunque un ruolo del Parlamento per quanto riguarda far passare le leggi che è essenziale. E i democratici controllano la Camera e il Senato con due maggioranze molto sottili. Tra l'altro, il Senato sono praticamente 50 pari. Quindi, se i democratici riescono a non perdere nemmeno un voto, gli serve il voto di Kamala Harris. Partiamo dall'inizio, però, perché su questa è una di quelle faccende su cui circola il maggior numero possibile di luoghi comuni e ne leggiamo sempre dopo una di queste stragi, una di queste sparatorie, e ce ne sono tante. La grandissima parte degli americani non possiede nemmeno un'arma. Un terzo delle famiglie americane ha un'arma, quindi diciamo più o meno il 30%. Sono tantissimi, eh? Sono tantissimi. Però ecco, non tutti gli americani sono armati, anzi, la stragrande maggioranza degli americani non ha armi. La metà delle armi in circolazione è detenuta dal 3% della popolazione. Quindi c'è una minoranza di americani armati e una piccolissima minoranza di americani super armati. Ora, sul perché ci siano queste armi, sul perché sia legale averle, la storia è molto lunga, ha a che fare con il modo in cui sono nati gli Stati Uniti, con il modo in cui sono nati secoli fa e non ci ritorno. Per chi fosse curioso, perché è una storia molto interessante, la trova nel mio primo libro, Questa è l'America. Il contesto attuale è che c'è una quantità di armi in circolazione spaventosa. E quindi a fronte di tassi di criminalità che sono identici a quelli degli altri paesi sviluppati, se andate a vedere le rapine che avvengono a New York e le confrontate con le rapine che avvengono a Londra, in proporzione alla popolazione, sono praticamente le stesse. Non c'è una maggiore violenza, una maggiore pericolosità, una maggiore criminalità a New York. A New York, però, se vieni rapinato, le tue possibilità che il rapinatore sia armato e ti spari sono molto più alte, semplicemente perché ci sono un sacco di armi in circolazione. Il numero più grande di persone che muore per armi ogni anno negli Stati Uniti sono le persone che si suicidano, perché se hai delle armi facilmente a disposizione, la cosa più facile, che tu possa fare quando vuoi toglierti la vita è prendere una pistola. È così facile che appunto è la prima causa di morte. Ma un'altra causa di morte di cui si parla molto poco rispetto alle armi sono i colpi partiti per caso, i colpi partiti per sbaglio, mentre pulisci l'arma, mentre la sposti, sono tantissimi. Le armi sono l'unico prodotto negli Stati Uniti, tra l'altro, che non può essere ritirato per difetti di fabbricazione, un'altra cosa incredibile. Uno yogurt che ti fa venire il mal di pancia
viene ritirato con grande fretta dagli scaffali, un'arma che spara quando non deve sparare, e ce ne sono state, un'arma di un produttore brasiliano, era stato accertato, non dico il nome perché sennò poi magari mi fanno causa, ma l'ho scritto, era stato accertato che sparasse ogni tanto così, magari quando la tocchi, quando la sbatti sul tavolo, e non sono state ritirate dal mercato. Insomma, è un enorme problema che ha a che fare molto poco con l'antropologia, perché, ripeto, la maggioranza degli americani non ha un'arma, ma che ha a che fare col fatto che queste armi esistono e sono in circolazione. Anche se domani Biden bloccasse la vendita delle armi d'assalto, cosa fai con quelle che ci sono già? Le vai a prendere a casa delle persone? E se non te le vogliono dare, che fai? È un problema oggettivamente molto complesso da risolvere. Manca anche la volontà politica da parte del Partito Repubblicano, e senza il Partito Repubblicano questa riforma non può passare. La questione delle armi d'assalto che tu ricordavi prima è cruciale, perché ci fu un caso che fu davvero esemplare qualche anno fa, credo a Dayton in Ohio, in cui un uomo con un fucile automatico cominciò a sparare sulla folla, e la polizia, un poliziotto che passava di lì, intervenne e sparò a quest'uomo dopo un minuto dal momento in cui quest'uomo aveva aperto il fuoco. Se la polizia interviene dopo un minuto dal primo sparo, vuol dire più rapido di così è impossibile. E quell'uomo in un minuto ha ammazzato 30 persone, perché queste armi sparano con una velocità pazzesca, per cui se tu spari con una folla, su una folla con una di queste armi, in un minuto spari tantissimi colpi. Ecco, queste armi, il problema vero non sono tanto quelle che eventualmente con un blocco non verrebbero vendute da domani in poi, detto che questo blocco è praticamente impossibile che accada, che avvenga, e tutte quelle che ci sono già, e quello è il problema veramente irrisolvibile che hanno per le mani gli Stati Uniti. Ed è una piaga colossale, e ogni volta ci diciamo com'è possibile che cada questa cosa in un paese così sviluppato, e ogni volta però non è possibile trovare una spiegazione o una soluzione, e io temo purtroppo che a breve termine non ci sia. E appunto, tra l'altro, proprio sulle armi lo dicevi, ma c'è uno dei capitoli del tuo primo libro che è Questa è l'America, che racconta alcune delle cose che hai ricordato anche stasera. Peraltro, sempre sul Washington Post c'era un calcolatore un po' macabro, devo dire, ma in cui per mostrare la questione di quanto negli ultimi anni sia esploso il numero di sparatori, di stragi e di vittime. Ti diceva quante ne sono avvenute da quando sei nato, quindi mettendo la propria data di nascita, io vedevo che nel mio caso ci sono state 151 sparatorie di massa negli Stati Uniti negli ultimi 34 anni, 1167 i morti. Quello che dice l'articolo è vero, sicuramente rispetto alle cause di morte generali non è tra le primissime, ma è una cosa che è totalmente impensabile per qualunque altro paese. Sviluppato, no? È effettivamente uno degli aspetti forse più difficili anche da capire e certamente da risolvere. In una storia americana, intanto vedo nei commenti un po' di profughi di alcuni talk show televisivi che ci ringraziano perché offriamo un'alternativa in particolare ci citano Andrea Scanzi a Carta Bianca, quindi grazie a voi che ci date fiducia e ascolto. Ma a parte questo, c'è un'altra questione che ti volevo sottoporre, o meglio, un nome, che è l'altra protagonista del tuo Una storia americana. Joe Biden, ne abbiamo già parlato moltissimo, ma l'altra protagonista è Kamala Harris. E la domanda che ti volevo fare è, se vuoi, generale, ma se abbiamo abbastanza elementi in questi primi 2 mesi di governo per dire che Kamala Harris sta interpretando il suo ruolo di vicepresidente in un modo o in un altro, c'è qualcosa che possiamo già dire, secondo te, su questo? Pochino ancora, però pochino sì, nel senso che sono passati 2 mesi, peraltro sono stati 2 mesi unici, strani, difficili da paragonare ai primi 2 mesi di altre presidenze. A questo punto, in una presidenza normale, Biden e Harris sarebbero già andati all'estero da qualche parte, per esempio, in qualche visita, avrebbero accolto qualcuno, insomma, tutta una serie di cose che avvengono di solito e aiutano a farci capire delle cose, non le stiamo vedendo. Stiamo vedendo però 2 cose. La prima è che vediamo molto spesso, quasi sempre, Biden e Harris insieme, sia durante le riunioni allo Studio Ovale, sia nelle cerimonie ufficiali, ma anche in queste visite che ora stanno facendo in varie parti degli Stati Uniti per raccontare e spiegare cosa c'è dentro quella legge che raccontavi, l'American Rescue Plan,
che è una grande operazione politica, anche di grande comunicazione politica. Io credo che le persone che fanno il tuo mestiere la analizzeranno un po' perché hanno fatto una grande legge contro la povertà e l'hanno chiamata legge contro la pandemia per facilitarne il passaggio in qualche modo. È una legge che È una cosa contiene. un po' da West Wing questa, no? Esatto. È È un una po' legge da che West contiene un Wing sacco di questa. cose per far ripartire l'economia, per i tamponi, per le vaccinazioni, eccetera. Contiene tantissime cose che non hanno nulla a che fare con l'epidemia, ma che hanno a che fare con la povertà. È una legge che da sola dimezza la povertà infantile, riduce di un terzo la povertà negli Stati Uniti. È una legge come non se ne vedevano dagli anni 60. E nel libro spiego perché, secondo me, si è arrivati a questa legge, e prima ancora di vederla, ma non perché prevedo il futuro, perché racconto cosa fece Biden da vicepresidente, così torno a Kamala. Cosa fece Biden da vicepresidente quando si insediò nel 2009 con la crisi economica che all'epoca c'era negli Stati Uniti, era la crisi dei subprime, e quell'intervento fu un intervento che ebbe alcune luci ma moltissime ombre, e Biden, in come si è mosso stavolta, ha dimostrato di aver imparato molto da quella lezione lì. Ma chiudo la parentesi. Quindi la prima cosa che vediamo è Biden e Harris molto insieme. Sembrano voler presentare anche il loro lavoro di questa amministrazione come un'amministrazione Biden-Harris, più che come un'amministrazione Biden. Non c'è ancora una chiara divisione dei ruoli, magari ci sarà a un certo punto, perché poi i vicepresidenti spesso hanno delle materie di loro competenza che gli vengono delegate dal presidente, era stato così con Biden e immagino sarà così anche con Harris. L'altra cosa però che stiamo già vedendo è un inaspettato protagonismo di Harris in politica estera. Sappiamo che Kamala Harris ha un curriculum insomma, molto ricco. Prima di fare la vicepresidente è stata procuratrice distrettuale a San Francisco, procuratrice generale in California, che la California è praticamente una nazione, 40 milioni di abitanti, quinta economia del mondo, è stata senatrice. L'unico punto su cui sicuramente le mancava dell'esperienza, le manca dell'esperienza, è la politica estera, perché procuratori e senatori un pochino, ma lei stava in commissione giustizia, non si occupano molto di politica estera. Ecco, in questi 2 mesi, un po' forse per appunto farle sviluppare delle qualità, delle competenze, ma anche per farla conoscere ai leader mondiali che conoscono benissimo Biden, ma non lei, lei è stata molto coinvolta in questi vertici che organizzano su Zoom, ma anche nelle rituali telefonate che avvengono tra una nuova amministrazione e i governi dei vari paesi del mondo. Harris ha fatto molte di queste telefonate, non era scontato, non era dovuto. E su internet ci sono diversi giornali che cominciano a ragionare sulle cause e sulle conseguenze di questo impegno di Kamala Harris in politica estera. È facile pensare che quando vorrà puntare alla Casa Bianca, quando sarà, se tra 4 anni o se tra 8 anni, quello sia sicuramente il fronte su cui lei ha bisogno di fare dell'esperienza e quindi che non ci abbia messo nemmeno un momento e sia già a scuola, diciamo, ecco. Sì, peraltro questa cosa è letta da molti, evidentemente anche nell'ottica della continuità di governo, lo dicevi tu stesso, gli Stati Uniti evidentemente non sono un paese come gli altri, non sono un paese come il nostro, sono un paese nel quale la delicatezza della continuità di governo sulla sicurezza nazionale e sugli affari esteri è importantissima. Quindi in questo senso è chiaro che coltivare la vicepresidente sulle questioni di politica estera va in quella direzione. Su questo adesso no, non voglio fare battute, ma il piccolo incidente sulla scaletta dell'Air Force One di Biden, no, ha fatto sorridere perché faceva tutte le cadute, gli inciampi fanno sorridere, così come avevamo sorriso di quelli di Trump. È stato però anche oggetto questo episodio di un po' di così letture complottiste o quasi, vedevo nei gruppi di QAnon che veniva indicato come esempio del fatto che in realtà non è il vero presidente, c'è chi diceva che non erano le scalette vere dell'Air Force One. Dovete sapere che nei gruppi di QAnon si sostiene apertamente, non so se questa cosa l'hai notata, Francesco, che Biden e Kamala Harris non si riuniscano nella vera Casa Bianca, ma in un set verosimilmente cinematografico che assomiglia alla Casa Bianca. Ecco, quindi c'è tutta questa componente poi di immaginario piuttosto curiosa e non abbiamo parlato in realtà di QAnon, è un po' passata forse in secondo piano dopo
l'insediamento di Biden, ma è sempre divertente, diciamo, come fenomeno, è inquietante al tempo stesso. Sì, esatto, è divertente e inquietante, nel senso che dicono delle cose che stanno sulla Luna. C'erano anche due foto di due Air Force One diversi, ed è normale perché l'Air Force One non è un aereo. Qualsiasi aereo su cui salga il presidente è l'Air Force One, e così come poi c'è l'Air Force Two, e così come poi c'è l'elicottero, che è un altro nome ancora. E Marine c'è una One. flotta di... Esatto, il Marine One. E c'è una flotta di aerei che su cui può viaggiare il presidente. Quindi Trump stesso viaggiava su due o tre aerei diversi, però confrontavano questi due aerei di Biden e Trump e dicevano: vedete, anche l'aereo è finto. È finto. Ovviamente È quello di West non ha Wing, a sua volta, diciamo, un hanno set fatto cinematografico anche economia. quello. Non ha nessun peso, non ha nessun senso, però quando si arriva a un tale distacco dalla realtà e a un tale livello di alienazione, naturalmente poi diventa anche molto pericoloso, innanzitutto per chi sta vicino a queste persone, ma quando poi queste persone si mettono insieme, come è accaduto il 6 gennaio, anche per chi capita sulla loro strada, ovviamente. Senti Francesco, stiamo andando a chiudere, però se hai voglia raccoglierei una o due domande che sono state Certo. messe nell'apposito box, come si direbbe in televisione, e poi ti tengo un'ultima domanda per la fine. Allora, ad esempio, beh, questa insomma, torna un po' sulla cosa che dicevamo prima, è possibile che Biden veda Harris come candidata a presidente già tra 4 anni? Vista l'età di Biden, non è affatto uno scenario lontano questo, che dici? Biden è il più anziano presidente della storia degli Stati Uniti e quindi la domanda, diciamo, è legittima. Poi non credo che dipenda da quanto Biden veda Harris, credo che dipenda da cosa vorrà fare Biden. Credo che dipenderà da due cose. La prima è come starà fisicamente, nel senso che non sappiamo come sarà Biden a 82 anni, sappiamo che oggi, per quello che vediamo, è in grado di fare il presidente, ma a quell'età 2 o 3 anni possono cambiare le cose e quindi dipenderà da come starà. La seconda domanda anche dipenderà da come arriverà politicamente a quel momento lì. Non voglio essere cinico perché non lo sono, però tendo a pensare che un uomo di 81 anni, che già sa che una campagna elettorale, vera, non fatta da casa sua su Zoom, ma una campagna elettorale vera come la vedremo nel 2024, sa quanto sia enormemente faticosa. Magari ci arriva con un tasso di approvazione molto negativo, con sondaggi che lo vedono perdente. Con il partito che non lo vuole più, immagino che possa essere una scelta dire: sapete che c'è, io sono molto anziano, Kamala Harris scalpita e così altre persone nel partito mi faccio da parte. Però ecco, dipenderà da come ci andrà, come ci arriverà per salute e per salute politica, ecco, secondo me. Tra l'altro, insomma, non essendoci stato l'impeachment e avendo Trump perso le elezioni di novembre 2020, noi potremmo assistere a una ricandidatura di Trump, ma questo ce lo teniamo per Un la parte Biden finale contro perché, Trump 2. esatto, un Biden-Trump bis, ma su questo torniamo alla fine perché, insomma, ho anticipato un po' il senso della domanda finale. C'è questa domanda che trovo interessante. Torna un po' sui vaccini, ma se vogliamo anche sull'aspetto internazionale. Quando inizieranno gli Stati Uniti a usare i vaccini come strumento di soft power? Effettivamente finora, anzi, gli si accusa del contrario, cioè gli si dice siete seduti letteralmente su milioni e milioni di dosi che non utilizzerete e che non ci date a noi europei, per esempio. Secondo te c'è un momento in cui questa cosa potrà assumere dei contorni diversi, potrà diventare oggetto di geopolitica attiva. Sì, innanzitutto succederà tra un pochino, nel senso che vogliamo regalarli noi i nostri vaccini a qualcuno, noi italiani, cioè perché devono farlo gli americani? Nel senso è facile chiedere agli altri di darci delle cose. Questi vaccini sono oggi un bene preziosissimo. La priorità di Biden, come quella di qualsiasi capo del governo, di qualsiasi partito, è vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Questi 2,5 milioni che danno ogni giorno non sono... Ce l'abbiamo fatta. Loro vogliono vaccinare 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni di persone al giorno. Il vaccino di AstraZeneca sta per essere approvato, per quello che sappiamo. E queste dosi, quindi, loro ne hanno bisogno e ne hanno tante, buon per loro. Quali sono i paesi che stanno usando il vaccino come strumento di soft power? Su tutti, la Russia e la Cina. Da cosa sono accomunati? Hanno dei governi che non devono porsi il problema del consenso della popolazione, visto che si sono liberati del problema delle elezioni, diciamo, della democrazia. E quindi la Russia non vaccina i russi perché il tasso di immunizzazione tra i russi è ancora bassissimo, ma vende il suo vaccino all'estero.
La Cina vaccina poco i cinesi, ma anche perché, insomma, lì il virus appunto è stato praticamente eliminato, si sono blindati completamente e offrono il vaccino all'estero. Credo che quando gli Stati Uniti avranno raggiunto un livello di immunizzazione, insomma, alto, ma soprattutto una stabilità del sistema sanitario, quindi con un crollo delle ospedalizzazioni, a quel punto cominceranno a utilizzare anche loro il vaccino come strumento di soft power. Qualcosa si è già visto con Canada e Messico nelle ultime settimane. Secondo me, più avanti lo vedremo molto di più. C'è una domanda di Pietro Bellini su cattolicesimo e Biden. Effettivamente non se ne è più parlato tantissimo negli ultimi tempi, ma Biden è il secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti, no? Dopo Kennedy. E come sono i rapporti col Papa? Ci chiede Pietro, Allora, se ne sappiamo qualcosa. domanda super interessante. Ci vorrebbe un vaticanista con noi ad aggiungere un pezzetto, perché poi su queste cose di Vaticano non sono sempre super preparato. Però Biden ha un ottimo rapporto e grandissima ammirazione nei confronti del Papa. In tempi normali si sarebbero già incontrati probabilmente, ma anche quando la pandemia finirà possiamo scommetterci sul fatto che l'Italia sarà uno dei primi paesi a essere visitato da Biden per il Papa, diciamo, più che per il nostro governo, quale che sarà. Qual è il lato interessante di tutto questo? Che nella grande lotta che si sta combattendo dentro il Vaticano tra i progressisti che vedono il Papa come capofila e i conservatori che sappiamo fanno molto la guerra a Bergoglio, c'è una vera contesa durissima dentro il Vaticano che è ideologica oltre che di potere. Ecco, in questa contesa qui i conservatori sono capitanati dalla Chiesa Cattolica Americana. La Chiesa Cattolica Americana è super conservatrice, super avversaria di Bergoglio, super trumpista. Infatti, i conservatori cattolici italiani che ce l'hanno con Papa Bergoglio guardano molto spesso a quello che accade negli Stati Uniti, ai cardinali e ai vescovi americani. Sarà interessante vedere la dinamica dentro la Chiesa Cattolica Americana tra il secondo presidente cattolico di sempre, insomma, una cosa importante per la Chiesa Cattolica, e però la Chiesa Cattolica locale che vede in Biden l'anticristo perché è a favore dell'aborto, perché gli piace il Papa, visto che a loro il Papa non piace per niente. E, insomma, su questa nota volevo introdurre la domanda che avevo lasciato per ultima e poi invece per ultimissima cosa ti chiedo un consiglio di lettura, ascolto di podcast, Ma visione ce l'ho di pronto, qualcosa, è quindi da tutta la ti diretta che anticipo, ce aspetto l'hai? di darti il mio consiglio, Oltre perché ce l'ho a una molto a storia cuore. americana, ovviamente. Una storia americana, diciamo, e quello è implicito, ma se vorrai rinnovare l'invito va benissimo. Però la questione, prima di salutarci con questo consiglio di lettura o di ascolto, è: ma che fine ha fatto Trump? Sembra paradossale, ma da 2 mesi non dico che non se ne parli più, ma quasi, cioè si è molto ridimensionato l'impatto anche mediatico della sua figura. Forse l'ultima cosa degna di nota degli ultimi tempi è questo essere sceso in campo, per l'avversario del segretario di Stato della Georgia, quello della famosa telefonata, Raffensperger, quello che gli disse: guardi, Presidente, non è che posso inventarmi i voti, E lui disse: no, no, sostanzialmente. no, puoi proprio inventarti i Fai, voti. fai. Quindi sembra che questo sia un po' l'impegno di Trump al momento, sostenere l'avversario di questo segretario di Stato della Georgia, però che fine ha fatto? Tornerà? Allora, lui è nel suo resort in Florida. Ogni tanto viene fuori una foto pubblicata sui social da qualche ospite della struttura che lo fotografa, perché Trump ama molto poi a pranzo andare a salutare chi è lì. Ogni tanto fa anche dei piccoli comizietti, dei discorsetti in tenuta da golf, quindi con queste polo bianche e pantaloni color khaki. Minaccia grandi vendette, ma senza avere una grande idea di come fare. Sembra avere intenzione di ricandidarsi, ma non si sa nemmeno chi lo possa seguire, nel senso che finché era presidente degli Stati Uniti aveva del potere, primo per dettare l'agenda, aveva un account Twitter che utilizzava molto e aveva un partito con le strutture di un partito. Lui oggi è rimasto con i suoi fedelissimi, che non sono esattamente, diciamo, tutti formidabili. Le aziende sue sono in enormi difficoltà, i problemi giudiziari che ha sono enormi, insomma. Secondo me Trump si sta ancora un po' guardando intorno. L'ultima voce che è arrivata da qualche giorno è che, dato che nessun social media lo vuole più per istigazione all'odio, alla violenza, vuole farsi una sua piattaforma di social media, per sé naturalmente, ma anche per i conservatori, per chi la pensa come lui.
Però ne abbiamo sentite tante, abbiamo sentito che voleva farsi il partito, La che voleva TV, la comprarsi TV. la No, TV, ci fu il appunto. Quindi momento della Trump TV. mo c'è questo del social media, vedremo, magari lo fa, però ecco, mi sembra che Trump in questo momento sia ancora piuttosto confuso sul suo futuro. Direi che è confusissimo anche il futuro dei repubblicani. Vedevo nei commenti c'era chi chiedeva su questo, chi lanciava dei nomi. Veramente mi pare che siamo lontanissimi dal capire che cosa sarà del Partito Repubblicano di qui, intanto alle midterm dell'anno prossimo e poi alle presidenziali del 2024. È arrivato il momento, Francesco, di condividere qualche consiglio di lettura, ascolto, visione. Vai. Guarda, io ho visto una serie TV che in una settimana in cui ero più grigio e più triste, più sconfortato delle altre, mi ha svoltato la settimana. Questa serie TV si intitola Ted Lasso, dal nome del protagonista. La si può vedere su Apple Plus, Apple TV Plus, non so come si chiama, il servizio di streaming di Apple. Potete vederla anche facendo il mese di prova, o se avete comprato un dispositivo Apple da poco, vi hanno regalato un anno di Apple Plus, approfittate e attivatelo. È una serie TV, è una commedia, è una comedy, le cui premesse sono piuttosto bizzarre, ma non giudicate il libro dalla copertina. C'è una squadra di calcio della Premier League inglese, che è ispirata al Crystal Palace, anche se ha un nome naturalmente fittizio, che decide di ingaggiare come allenatore un allenatore americano di football americano universitario, nemmeno uno particolarmente bravo. Prendono questo che non sa nemmeno le regole del calcio, cioè non sa che si gioca in due tempi. La serie poi spiega perché vogliono fare una cosa così matta e così assurda. Non vi racconto nient'altro di come procede e come va a finire. Non è una serie sul calcio, potete guardarla anche se il calcio vi fa schifo e non è completamente indifferente. È una serie sulla, come dire, sulla bontà delle persone, mi viene da dire così. È una serie che è contro il cinismo. È una serie che non solo vi risolleverà l'umore, come ha fatto con me, almeno spero. Dovete essere però come me un po' sensibili, diciamo. Vi farà anche ridere, naturalmente. Ma la cosa più interessante, e qui torno nei panni di quello che si occupa di Stati Uniti, è che Ted Lasso è un po' l'archetipo dell'americano buono del Kansas, dell'americano provinciale, sempliciotto, ma che crede a qualsiasi cosa gli venga detta, che è una persona onestamente e sinceramente buona, allo stesso tempo che non se la tira per niente. È una specie di americano che non esiste, ovviamente, è proprio una caricatura. Ma è una caricatura di cui, secondo me, in un momento come questo che stiamo vivendo, abbiamo bisogno. E allora a me ha aiutato e spero che possa aiutare anche voi. Beh, guarda, io avevo un consiglio molto più politico e politicista che comunque vi faccio perché devo ancora No, anzi, leggerlo, ma mi è così siamo arrivato. complementari. No, mi è arrivato ed è, diciamo, le memorie di James Baker, Jim Baker che è stato il consigliere storico dei Bush, che ha un titolo geniale che è Work Hard, Study and Keep Up the Politics. Tenetevi lontani dalla politica. Lui invece è stato uno dei è stato anche segretario di Stato degli Stati Uniti. Era, per chi ricorderà le vicende della Florida del 2000, era il capo di fatto della campagna Bush nel riconteggi in Florida, e quindi sicuramente una memoria molto interessante. Ma il tuo consiglio mi ha riportato alla mente una serie che amo moltissimo e che è una serie americana. Che non c'entra nulla, direi, o quasi con la politica, ma magari l'hai vista, non lo so, che è questa, è uscita direi, in termini molto semplici, potremmo dire, racconta la vita di un ragazzo autistico e della sua famiglia e della scuola e delle sue amicizie, delle sue sfide di grandi e piccole, ed è bellissima, la trovo super, ripeto, molto poco politica, ma non di sola politica, no? Sì, come direbbe qualcuno. Quindi te la consiglio, se non l'hai vista, te la consiglio assolutamente, Non l'ho Atipica. vista, grazie della dritta. Poi il protagonista poi è fantastico, diciamo, il ragazzo protagonista della serie, l'attore strepitoso. Ottimo, allora direi che con questi consigli, ma soprattutto col consiglio, non si è capito il titolo, mi dicono alcuni, non so di quale, rivediamoli entrambi. Atypical è la serie che ho suggerito io, che trovate mi pare su Netflix,
Ted Lasso è la serie che ha suggerito Francesco, che si trova su Apple, non sappiamo cosa, ma Apple TV su... Plus, credo. Apple TV, adesso, no, Apple TV è il cosetto, Eccola, no? Apple TV Plus. sul servizio di Apple, Work Hard, Study and Keep Out of Politics di James Baker, è invece il libro che ho consigliato, ma diciamo più di tutti e più di tutto, evidentemente stasera sempre consigliamo questo qua, che è Una storia americana di Francesco Costa, Joe Biden, Kamala Harris, Una nazione a ricostruire, edito da Mondadori, illustrazione molto bella, originale di Joy Guidone in copertina, Esatto. in questa mongolfiera abbastanza inconfondibile. Sta andando benissimo il libro, Francesco. Per fortuna sì, sta andando molto bene, ha venduto fin qui molto di più di quanto avesse venduto Questa è l'America, che comunque è andato a sua volta benissimo, quindi io sono molto felice. Certo, ho scritto due libri, sono usciti entrambi durante la pandemia e questo non l'ho ancora mai potuto presentare dal vivo con un pubblico e ti dirò che questa cosa mi pesa abbastanza, ma quest'estate cerchiamo di rimediare. Anche con te, le elezioni del 2016 noi le abbiamo fatte praticamente girando l'Italia a parlare di elezioni americane. Queste del 2020, purtroppo un po' meno, anche noi abbiamo, diciamo, Meno. un credito, ecco, un debito, No, diciamo. con enorme piacere, appena si potrà, che è un'altra frase di questi mesi, appena si potrà, ovviamente con molto piacere lo presentiamo. Grazie Francesco, grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, Grazie alla mille prossima. Lorenzo, grazie Utrend. Ciao, a presto. Ciao, ciao Francesco.